da lontano, ma non ha perso la sua attualità. La fiera di San Bartolomeo, la fiera più importante di Fano, che si svolge dal 24 al 26 agosto, ha origini malatestiane. In seguito divenne famosa come centro per il commercio delle cipolle, che il governo della città volle regolare per contrastare ogni forma speculativa, tanto che ancora oggi la cipolla appare sul manifesto che annuncia e promuove la fiera. Il manifesto, presentato questa mattina dagli assessori Etienne Lucarelli e Barbara Brunori, evidenzia, oltre alla cipolla, le onde del mare, una pentola a simboleggiare uno dei prodotti in vendita e la parola fiera nel suo duplice significato di iniziativa commerciale e di come la città sia fiera delle sue bellezze e del suo passato. Una delle novità di quest'anno è lo spettacolo di fuochi artificiali che si terrà alle ore 23 di sabato 26 agosto. La vera novità di quest'anno è il cambio di location. La fiera si terrà dall'anfiteatro Rastatt, a partire dall'anfiteatro Rastatt, utilizzando Viale Adriatico, quindi la via sul mare, e passerà nel lungomare, toccherà il Pesce Azzurro, il parcheggio del Pesce Azzurro, arriverà in un luogo veramente molto identitario per la città, che è il porto di Fano, quindi la fiera toccherà tutta la zona porto, e arriverà fino al Lido, quindi addirittura fino proprio al Largo Seneca, quindi Piazzale Simonetti. Quindi 2 chilometri di fiera, che prima erano su via Dante Alighieri, via l'Adriatico, ora saranno sempre 2 chilometri, sempre 200 espositori, ma ecco, si dislocheranno da Rastatt, da Sassonia, fino al Lido di Fano. Una iniziativa particolare dedicata anche ai bambini. Torna a gran voce, a grande richiesta, quella che la Fiera Franca dei bambini, ma anche dei ragazzi. Quindi dai 3 ai 16 anni potremo ospitarvi tutti sotto il tendone della Sassonia, lo spazio di sempre dove la capacità è di circa 30 postazioni. I bambini naturalmente dovranno essere accompagnati dal genitore, imprenditori per un giorno, perché no? È una bella idea, vi aspettiamo veramente numerosi, perché Fano è la città dei bambini.